Ciao a tutti, sono Don Vincenzo Sparapano e sono il direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Cos'è il Centro Diocesano Vocazioni? È un piccolo gruppo di persone che formano un organo della nostra Chiesa diocesana. Siamo mandati dal Vescovo per curare la vocazione all'interno della nostra diocesi. Il nostro compito è porci accanto della gente, delle persone, soprattutto dei giovani, e intendiamo accompagnarli verso la bellezza della loro vita, verso una vita che si fa sempre più compiuta. Ci mettiamo accanto a loro per accompagnarli. Ebbene, siamo quasi al 3 maggio, che è il giorno in cui la Chiesa celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. La Chiesa ci pone alla nostra attenzione l'importanza della nostra vocazione, affinché ogni nostra vita diventi piena nel nome di Cristo Gesù. E allora lui, il Papa, ha preparato anche un messaggio per tutti noi, un messaggio per tutti i credenti, e ci esorta a raggiungere questo meglio della vita. Infatti lo slogan di questa giornata è proprio darsi al meglio della vita. Una vita piena, una vita gioiosa, una vita compiuta, una vita che sa essere una bella opera d'arte. Ebbene, nel messaggio il Papa innerva questa giornata, questa bellezza della vocazione in quattro parole, da lui chiamate le quattro parole della vocazione. Innanzitutto la gratitudine è il grazie a lui per averci creato, per essere nati. La vita è la cosa più preziosa di un'esistenza. E poi la lode. La lode è quell'offerta al Signore del nostro tempo, delle nostre parole fatte in modo privato oppure fatte in modo comunitario. E poi le due più importanti sono la fatica. La fatica c'è in una vocazione quando la speranza cede il passo a qualcosa che riguarda la disperazione, e allora è lì che entra la fatica. Penso a tanti genitori, ai coniugi e alle loro preoccupazioni e agli ostacoli che si incontrano durante la vita da coniugati. E poi il coraggio. Il coraggio significa avere quella forza di continuare ad andare avanti, di continuare ad affidarsi a quel Gesù che ci chiama. Gesù ci chiede di fidarsi di Lui. Ci chiede di non resistere alle difficoltà perché prima o poi, quando resistiamo, ci spezzeremo. E allora ci chiede lui di avere fiducia in lui e dunque accompagniamo la nostra vita verso il meglio della nostra esistenza affidandoci a lui. Ciao a tutti, sono Francesca. E io sono Antonio. E noi siamo stati chiamati ad essere felici nel matrimonio, siamo stati chiamati a questa vocazione dal Signore. Ma in realtà è una parola grossa, è un concetto importante. Che cosa è però la felicità nel matrimonio? Intanto io dico che non è l'assenza di problemi, non è un terreno spianato dove non ci sono tensioni, dove non ci sono incomprensioni. E allora vediamo che cosa è. Mi piace pensare che la felicità sia come un cantiere, un work in progress, come dicono gli inglesi, perché ci sono sempre lavori in corso per questa felicità nel matrimonio. Intanto questa felicità è polverosa, io la definirei polverosa, così come è polveroso sempre un cantiere. Perché è polverosa la felicità nel matrimonio? Va sempre pulita, va sempre sistemata, non è mai raggiunta, proprio come il work in progress. E in un cantiere che cosa si fa? Si costruisce un po' per volta. Anche la felicità, secondo me, va un po' costruita nel matrimonio. Ci sono tanti mattoni che contribuiscono a realizzare questo sogno, questo dono che ci ha dato il Signore. Ma nello stesso tempo nel cantiere si demolisce spesso prima di costruire, si fa e si disfa. E anche la felicità nel matrimonio ha questa caratteristica, secondo me.
perché bisogna innanzitutto demolire delle vecchie concezioni, anche la stessa idea, l'ideale del coniuge sempre perfetto, non esiste. E quindi, insomma, che cosa è la felicità nel matrimonio? Secondo me è importante vivere la felicità nella quotidianità. A volte noi diciamo che nel matrimonio si sopravvive. Non è vero. Nel matrimonio non si può vivere sopra le cose, rimanere in superficie, perché proprio nel sacramento del matrimonio bisogna vivere profondamente la quotidianità per giungere alla felicità. E tu, Antonio, che dici? Sei felice come una Pasqua? Io invece faccio così la parte del romantico, se così possiamo dire. Io sono molto felice, devo dire, da quando ho conosciuto Francesca e soprattutto quando si è presentata in chiesa il giorno del matrimonio. Lo ricordo bene. Io sono felice perché lei è presente, perché lei c'è, perché lei sta. Poi, diciamo, felice non significa, diciamo, che dobbiamo saltare, dobbiamo sorridere, dobbiamo. Felicità, ha detto bene lei, si costruisce momento per momento. La felicità passa anche tramite le prove che la vita quotidiana ti dà. La felicità passa anche dal nostro stato, diciamo, matrimonio fecondo, nel senso che abbiamo avuto due figli. La felicità passa anche attraverso i figli. Loro sono felici, siamo felici noi. E io più vedo Francesca felice nei confronti dei figli, più sono felice io nei suoi confronti. E credo che sia viceversa, anche sia condivisa anche da lei. La felicità si costruisce ogni giorno, nelle piccole cose, nello sguardo, nella carezza. Anche nell'arrabbiarsi, diciamo, anche nel parlare in maniera concitata sui problemi, ovviamente, che si presentano quotidianamente. Però io posso dire di essere felice perché c'è lei e anche perché io sono stato educato al valore del matrimonio ma non lo considero una cosa giusta apposta, diciamo, perché sono stato educato e allora io di conseguenza. No, ma è una cosa proprio dentro. Io volevo sposarmi. E niente, per me la felicità è proprio questo, la sua presenza e l'unione, come dire, l'amore, ecco, che si costruisce giorno per giorno, momento per momento, e che attraversa anche le varie fasi della nostra vita. Adesso noi siamo, diciamo, in età adulta, lei ha 51 anni, io ne ho 56. L'amore è cambiato, la felicità è cambiata, non è più quella felicità magari che ti fa saltare in aria, come quando eri, diciamo, giovane. Insomma, quando ci siamo conosciuti, una felicità più matura. Sì, per me la felicità va di pari passo con l'amore. Più l'amore matura, più la felicità è matura. Questo è per noi. Ciao, noi siamo Alessio e Luca e abbiamo voluto rappresentare questi disegni. Il mio, cioè questo che vedete qua, rappresenta noi bambini insieme a Gesù, che in questo momento non possiamo andare al catechismo per ascoltare la sua parola a causa di questo virus. Grazie, Poi per me questo era pure un momento importante, era perché io quest'anno dovevo ricevere il mio primo sacramento. Dovevo mi ricevere. E dispiace quindi mi dispiace di avermi che non ho interrotto. potuto Che non ho Continuare potuto ricevere e continuare a il mio percorso. parlare e fare il mio percorso con le mie catechiste e con i miei amici. Ciao, sono Luca e questo è il mio disegno.
questo rappresenta, ho rappresentato che rimane un momento tutti insieme al tavolo del catechismo e significa che a me mi mancano questo, mi manca questo momento con i miei amici e le mie catechiste che abbiamo appena iniziato ecco questo percorso. E spero che lo rifarò. Ciao. Come si può raggiungere il meglio nella vita? Certamente non vi risponderò citandovi uno spot pubblicitario ormai noto a tutti perché rischierei di indicarvi quella che è la direzione errata. La mia non potrà che essere una risposta di parte, essendo io un frate minore e quindi un consacrato, perché la direzione per poter raggiungere il meglio nella vita per me è rappresentata ovviamente dalla professione dei consigli evangelici, ovvero dei voti di povertà, di castità e obbedienza. Per me realizzare il meglio nella vita, nella quotidianità, significa cercare sempre più di tendere verso quanto ho professato. E mi rendo anche conto che parlare oggi ai giovani di povertà, di castità e obbedienza non è assolutamente cosa semplice, ma in realtà cercare di tendere verso la castità, la povertà e l'obbedienza significa appunto cercare di portare il cielo sulla terra, perché come dice il documento Vita Consacrata, noi consacrati altro non siamo che prefiguratori del regno dei cieli sulla terra. Quindi pensate che grande responsabilità a noi sta, attraverso la nostra vita, attraverso i nostri voti, attraverso questo tendere quotidiano, cercare di far innamorare tutti coloro che incontriamo del cielo. E quindi alla luce di questo ecco che i consigli evangelici possono diventare la giusta direzione per poter raggiungere il meglio nella vita, non soltanto per noi consacrati, ma anche per coloro che ci osservano, che camminano con noi. E dicevamo che parlare appunto ai giovani di povertà, castità e obbedienza oggi non è semplice, ma se cerchiamo di comprendere in realtà che cosa c'è dietro la povertà, dietro la castità e dietro appunto l'obbedienza, ecco, comprenderemo che ciò che può sembrare un nodo, ciò che può sembrare qualcosa che possa essere capace di soffocarci, in realtà altro non fa che restituirci alla libertà, sì, la libertà vera, da non confondere ovviamente con il libertinaggio al quale tanti oggigiorno tendono. Il minimo comune denominatore quindi dei consigli evangelici altro non è che la libertà. Ebbene sì, perché quando parliamo di castità significa cercare appunto di vivere l'amore nella sua forma più libera, senza nessun tipo di condizionamento. Ecco, l'amore vero, l'amore libero. E quando poi parliamo di obbedienza, altro non è l'obbedienza che metterci in ascolto della voce di Dio, quella voce di Dio che ci giunge attraverso la voce dei nostri superiori. Soltanto così vivremo quella libertà d'animo vera alla quale tutti quanti aspiriamo. E ancora, parlare di povertà, che oggi può risultare realmente difficile, altro non è che vivere il rapporto con gli oggetti, con ciò che ci circonda, con ciò che ci appartiene, tra virgolette, in maniera libera. Ovvero la povertà oggigiorno ovviamente la dobbiamo intendere nella prospettiva della totale condivisione. Condivisione di ciò che abbiamo con quelli che sono appunto i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo. Ecco che in poche parole ho cercato di indicarvi quella che è per me la via attraverso la quale si può raggiungere il meglio nella vita, che non può che essere rappresentata dalla professione dei consigli evangelici, e quindi dal voto di povertà, di castità e di obbedienza. Ciao, Giovanni Paolo II diceva così: la famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto, donare la vita e donare l'amore. Bene, darsi al meglio della vita significa rintracciare quell'amore che è nascosto in ciascuno di noi, rintracciare quell'anelito più nascosto e portarlo a realizzazione, a maturazione, a compimento. Gesù stesso dice: dove è il tuo cuore, lì sarà anche il tuo tesoro. Bene, questo darsi alla vita significa compiere questo percorso che ci porti alla nostra piena realizzazione, ci porti alla felicità.
e quindi realizzare quella che è la vocazione, l'anelito più intimo che è nascosto in ciascuno di noi, qualsiasi sia la strada, nonostante le difficoltà, le incomprensioni, i dubbi che potrebbero esserci nel percorso, eppure puntare sempre al raggiungimento di quell'obiettivo, di quel sogno, di quel bello che ci caratterizza interiormente. E tra l'altro, no? Rintracciare l'amore significa rintracciare appunto il cuore, e rintracciare il cuore significa rintracciare la ricchezza, che è la nostra vita. Lo stesso Piccolo Principe diceva così: non si vede bene che col cuore, l'essenziale invisibile agli occhi. Bisogna mettere in moto il cuore, e il cuore bisogna mettere in moto se stessi per cercare non soltanto di raggiungere, di incarnare la nostra vocazione, la vocazione all'essere felici, ma anche riuscire a dare una mano a chi abbiamo accanto e dire anche a chi abbiamo accanto: non ti preoccupare, ci sono io accanto a te. Se hai necessità di raggiungere in qualche modo il tuo obiettivo, la tua vocazione, e perché no, cercare non soltanto di far fiorire in se stessi la primavera, ma permettere anche agli altri di far fiorire la primavera. Datevi al meglio della vita, ci ricordava Papa Francesco. E adesso, invece, tocca a voi. Raccontateci il meglio della vostra vita. Come? Con un'opera multimediale, meglio un video. Da inviarlo dove? A questa email, pastoralevocazionale@diocesimolfetta.it. E inoltre, se non l'hai ancora fatto, vai su Instagram e segui la nostra pagina, Centro Diocesano Vocazioni. Aspettiamo i vostri video.